Ira è nei tempi, negli anni 70, ancora un villaggio per conto suo, con 74 famiglie, che poi piano piano se ne sono andati via e rischiava di rimanere abbandonato. Altre persone e io siamo venuti qui, viviamo in questa bella zona rispettando la natura al massimo, e non abbiamo acqua, perciò usiamo l'acqua che viene giù dal cielo. Speriamo comunque di avere questo acquedotto prima o poi. You have nothing to fear, for the dreams that came. Vado a prendere l'acqua al sorgente per uso in cucina, per caffè, pasta, questa e quell'altra. Ho il serbatoio di 500 litri nel furgone, così ho dell'acqua da bere. E poi naturalmente, per non perdere l'acqua che buon Dio ci manda giù dal cielo, colgo l'acqua piovana che poi va dentro un filtro per non fare scendere di sotto foglie e cose varie, e lo porto poi giù sotto terra in questo serbatoio qui, che contiene 10.000 litri. E poi l'acqua che abbiamo visto che scende dal tetto, adesso ce l'ho nei miei rubinetti. Fino alla fine dei 50, inizio del 60, qua c'erano intorno a 600 persone che vivevano qui nella zona di Circuito Buono. Poi sono spariti tutti, perché, o la maggior parte, perché sono corsi dietro al miraggio del 27, del lavoro in fabbrica o in ufficio, che cavolo ne so io, la sicurezza o quelle che chiamano comodità dei paesi, delle città. Io faccio l'apicoltore. Non è che abbia chissà quante famiglie d'api, tra l'altro quest'anno poi le ho perse quasi tutte, per cui ho avuto una bella stecca. Comunque sono nell'ordine dei 100-120 famiglie in genere, e ok, non si fanno tanti soldi, ma bastano per sopravvivere. Non ho mai lavorato tanto, io a dir la verità. Prima di venire qua aiutavo mio padre in un negozio, poi l'ho gestito anch'io per un po' di tempo, e poi ho mollato il colpo, l'ho venduto per una quindicina d'anni più o meno, svernato in India. Io mi auguro che resti così, che resti quello che è e che arrivi gente che si innamora del posto, punto. Io qui ho il bed and breakfast, che non sta andando per niente bene, perché naturalmente oggigiorno la gente, quando sente che non abbiamo l'acquedotto, non vengono. Però speriamo che possiamo avere questa acqua, che è essenziale anche per noi altri che viviamo qui anche solo così. C'è Umberto che vive qua sotto, che si dà da fare un bel po' per avere quest'acqua, e speriamo che vada bene. Abbiamo bisogno delle strade, delle infrastrutture, e abbiamo bisogno dell'acquedotto. Queste sono due cose che noi proprio abbiamo bisogno. Perché noi siamo qui? Beh, qui ci sono due comunità, se vogliamo. C'è la comunità nata qui, è qui perché è nata qui e perché vuole rimanerci. E poi ci siamo noi, i foresti, foresti italiani come me, o foresti. E noi abbiamo scelto questa località
perché per noi è bellezza e pace e tranquillità. Noi che abbiamo abitato in città, io particolarmente sono veneziano di nascita, ho abitato a Londra, 3 anni a Bermuda, sono stato negli Stati Uniti e conosco la grande città, io della grande città non ci viverei oggigiorno, non mi interessa più, ho fatto quell'esperienza. Noi abbiamo scelto questa cosa anche con una certa disponibilità di rimettere un po' a posto queste case abbandonate dagli altri, ridando vita in queste case. Questo disegno l'ho fatto perché vorrei fare una serie, ho già delle fotografie, di tutti i ruderi della valle, anche quelli che sono stati messi a posto, come erano. E un'idea è quella, in sostanza, di non tanto pubblicizzare, ma anche romantizzare, se vogliamo, il posto come era, perché né noi, ai nostri occhi, il posto è questo, ecco, è così. C'è da difendere il fatto di riportare la vita in questa località, che senza di noi e le persone del posto che sono rimaste principalmente, qui sarebbe un abbandono assoluto, un groviglio, un abbandono, un disastro. Silent kid is looking down the barrel to make the noise. Qui è un paradiso con la calma, l'aria pura, tranquillità, pace per corpo e anima, se vogliamo. Not what's missing from